Sammy, welcome. Welcome to Watford. Thank you. How excited are you to join us here? Tantissima, è un piacere di essere qui, di giocare in Inghilterra. È un sogno da bambino che io ho sempre avuto, quindi sono contentissimo di essere qui e spero di dare il meglio per la squadra. What are your first impressions of England? Bellissima, è un paese che è bellissimo, la loro cultura è bellissima e spero di conoscere più presto possibile il paese, imparare la lingua che è importantissimo per sfruttare meglio in campo con i miei compagni. It's a well-trodden path from Udinese to Watford. Was playing here at this club something that you always thought might happen for you? Sì, perché come lo sappiamo tutti quanti sono i due club dello stesso proprietario, quindi sempre c'è l'opportunità di venire qui e è successo pure a me, quindi sono contento di essere qui, del progetto che mi è stato presentato, quindi sono contento di essere qui e spero di fare un campionato, due campionati, quanti anni necessari di essere qui e niente, sono contento e spero di dare il meglio qua. Lots of players at Udinese now that have been at Watford and vice versa. What have they told you about Watford? What do you know about us? Che è un club molto molto organizzato, perché ormai lo conosco, la famiglia Pozzo, no? Sia l'Udinese come qua aspettavo che fosse almeno uguale all'Udinese e per quello che ho trovato qua sicuramente lo è. Quindi la mentalità è la stessa, quindi per me che sono stato lì a sei anni all'Udinese non è che ho trovato una cosa strana o diversa da quello che avevo già trovato a Udine. Happy days indeed. Lots of some familiar faces here already as well. How important is that for you? How much can that help you settle in quickly at Watford? Tantissimo, devo ringraziare soprattutto i ragazzi che mi hanno accolto qua molto molto bene. Anche di nazionalità diverse. Conoscevo già João perché è un giocatore molto molto bravo che giocava in Brasile. Conoscevo Cuco perché abbiamo giocato contro tante volte in Italia. Serralta, abbiamo giocato insieme, c'è Sema, c'è Kong che adesso non c'è perché è in nazionale. Ma al di là di questo sono dei giocatori bravi che mi hanno accolto bene, quindi sono davvero contento di essere in questo spogliatoio con loro e condividere in campo tutti i lavori del mister. You mentioned João Pedro, going a little further back, we had Irene, Aurelio Gomes, Richarlison. Watford is becoming quite a popular club for Brazilian players. Is that a tradition you want to continue? Eh sì, no, in generale la famiglia Pozzo sempre ha preso il giocatore da diversi paesi, no? Io a Udine ho giocato con migliaia di giocatori di diverse nazionalità e qua non è diverso, qua non è differente. Quindi io ormai sono abituato, è bellissimo ad avere giocatori brasiliani ovunque, quindi con João qui per me diventerà tutto più facile, perché se ho bisogno che lui mi traduca qualsiasi cosa lui lo farà, quindi per me è importante. Ho aiutato, ho fatto anche io a Udine un sacco di volte con diversi giocatori brasiliani che sono arrivati lì, quindi i brasiliani sono così. Aiutano uno all'altro in qualsiasi momento. How big a challenge for you is this coming to play in the Premier League? È bellissimo, io speravo questo da anni, da tanti anni. Era, secondo me, il momento di cambiare aria,
dopo 6 anni a Udine, dove ho raggiunto tanti, tanti obiettivi personali. E secondo me arrivare qua in Premier League è un obiettivo personale, anche familiare, perché cambiare paese, cambiare campionato così, per me era il momento giusto di fare questo cambiamento. E arrivare qua in Premier League per me sarà importantissimo, sarà l'opportunità di tornare in nazionale, che sono stato nel 2019, nazionale maggiore. Quindi qua in Premier League giocano i migliori giocatori al mondo, quindi è un campionato molto molto competitivo e spero di fare molto molto bene qui per aiutare la squadra, sia la squadra, e tornare anche in nazionale, che è il mio obiettivo. What's going to be key, what's going to be important in the second half of the season to make sure that we realize Watford's ambitions for this season to stay in the Premier League? È difficile dire qualsiasi cosa perché sono appena arrivato, ma secondo me la mentalità, se la mentalità è giusta, tutte le cose vanno bene. Quindi dobbiamo lavorare soprattutto la testa, perché se qua non va, qui non va. Quindi se stiamo bene qui, va bene tutto, va bene qui. Quindi c'è il mister, c'è lo staff, quindi sicuramente loro lavoreranno tantissimo con noi e cercheranno il massimo di correggere i nostri errori in campo per arrivare in campo e non subire tante gol e fare tante gol. Quindi dobbiamo fare più gol e subire meno gol. Quindi secondo me questa è la chiave, ma non dico la difesa, perché la difesa è parte dall'attacco, no? Quindi se la squadra è unita, fa tutto quello che deve fare, tutta la squadra alla fine guadagnerà. Cioè, se non prendiamo gol, lo faremo di sicuro, perché la squadra è una brava squadra, una squadra molto 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 forte. Quindi secondo me questa è la chiave, la mentalità. Se non prendiamo gol, lo faremo sicuro. Tell us about you as a player. What are your strengths? What are your qualities? Buono, io come calciatore, i punti forti che ce l'ho io è l'anticipo. Sono bravo di testa, ho un buon palleggio con la palla. Io non posso dire tante cose su di me perché sennò l'avversario mi studierà e cercheranno di annullarmi. Quindi direi solo questi tre, però io so che ce l'ho ancora di più. And just finally, for Watford supporters that don't know you, what would be your message to them for you joining for the second half of the season? Ciao ragazzi, io sono venuto qui con la mentalità vincente. Quindi io sono un giocatore che è venuto qua per lavorare. Quindi spero che voi state sempre con noi, al nostro fianco fino alla fine, perché usciremo più presto possibile di questa situazione e torneremo a vincere e darvi soddisfazione.